Visto che siamo già in 5, che è il numero con cui abbiamo cominciato l'altra volta, possiamo cominciare. Quindi questa è la nostra seconda diretta per il libro del mese. La volta scorsa abbiamo parlato di Lo specchio vuoto di Samir Khatoumi, che è stato il libro del mese di marzo. Questa volta invece questa diretta è incentrata su Aprire dei racconti. Non abbiamo voluto far passare troppo tempo perché abbiamo una programmazione abbastanza serrata, Fivede, per esempio. Esatto, alle nostre spalle. Quindi quello di cui parleremo oggi è appunto Aprire dei racconti, ovvero i due racconti che abbiamo scelto per aprire sono, cioè le due raccolte sono queste qui, che poi dopo Frida vi esporrà un po' più nel dettaglio. L'idea di un aprire dei racconti ci è venuta fondamentalmente un po' perché volevamo cambiare genere, diciamo, affrontare diciamo, il genere del racconto, visto che abbiamo spesso in scaletta dei romanzi, anche diciamo, le programmazioni future, la maggior parte si tratta di romanzi, e abbiamo voluto approfittare appunto della recente pubblicazione, alla fine, perché non è passato moltissimo tempo, la recente pubblicazione appunto di queste due raccolte. La prima è Corriere di notte di Oda Baracat, la seconda invece, Brafida, la seconda invece è Barzellette per miliziani di Mazen Maruf. Perché abbiamo scelto questi due titoli, oltre che per i motivi che ho detto prima, perché abbiamo avuto modo di partecipare alla prima lezione di storia dei paesi islamici della professoressa Pepicelli, e lei per aprire la lezione ha fatto vedere una TED Talk di Chimamanda Ngozi Adichie, che poi una TED Talk che ha dato, esatto, che è stata Ha raccolta, dato diciamo, vita a questo. sì, è stata diciamo, trascritta in questo libellino. Questa cosa della telecamera a specchio è orribile. Ed è un libretto che è veramente brevissimo, veramente breve perché sono 20 pagine. 20 pagine, quindi si legge in un'ora e poi i restanti 7 giorni li passate a pensarci su. Però appunto Einaudi ha pubblicato questo libretto in cui appunto diciamo, il fulcro del pensiero della TED Talk di Adichie è raccontare un'unica storia crea degli stereotipi e il problema degli stereotipi non è tanto che sono falsi, ma che sono incompleti, trasformano una storia in un'unica storia. Questo perché lei racconta di quando si trasferì negli Stati Uniti per studiare e capì in quel momento che gli africani in generale, senza nessuna distinzione di stato, di origine, gli africani venivano considerati in un certo modo, secondo degli stereotipi ben radicati. E quindi abbiamo scelto questi due racconti per aprire dei racconti, appunto perché raccontano delle storie di guerra, perché stiamo parlando di Libano con Oda Barakat e di Palestina e Libano con Mazen Maruf, quindi danno una loro interpretazione, una loro narrazione della guerra, che è qualcosa che non si legge, non ci arriva tramite diciamo, l'informazione o le corrispondenze con i giornalisti che si trovano sul In generale, anche il modo in cui viene trattata è particolare. Esatto. Oda Barakat raccoglie delle epistole. Mazen Maruf invece delle epistole ovviamente fittizie. Mazen Maruf invece
come li possiamo definire? Fa una raccolta di racconti fantastici, fantasiosi, mm. fantastici, qualcosa del genere. L'invenzione, ecco, l'invenzione. È parecchio particolare. Ed entrambi appunto ci fanno un quadro quasi dall'interno, perché per origine sono appunto palestinese e libanese, ci danno la loro versione, che a tratti combacia con la versione che ci è sempre arrivata dalle notizie dalle zone di guerra, e un po' invece il loro messaggio finale, la loro interpretazione, il loro vissuto per quanto riguarda appunto la guerra in quei luoghi è totalmente sorprendente, perché poi ci ritroviamo in entrambe le raccolte, quindi con entrambi gli autori, di fronte a un pensiero sulla guerra vissuto dall'altra parte per davvero, ma anche un diverso modo di metabolizzare gli eventi, e soprattutto ci mettono davanti la loro quotidianità quasi. Soprattutto forse Mazen Maruf, nonostante sia lo scrittore che inventa di più, cioè che crea qualcosa di estremamente fantastico, cioè non lo so come potrebbe essere un racconto onirico. Secondo esatto. me onirico è il termine giusto. Ecco. Esatto, sì, perché poi il tema del sogno ritorna parecchio, e anche lì vediamo la quotidianità delle persone che vivono in un momento di guerra, vivono la guerra del proprio paese, ma allo stesso tempo, insieme alla quotidianità, vediamo il trasformarsi di ciò che succede, degli eventi che succedono, in qualcosa di altro, che nel caso di Mazen Maruf spesso è qualcosa di... è un modo per evadere dalla realtà, ma abbastanza drammatica, che vive. Quindi questi sono i motivi per cui abbiamo scelto queste due raccolte. E un altro motivo è ovviamente quello un po', diciamo... la ragione per cui troviamo questo tipo di libri in circolazione è perché hanno vinto dei premi. Dei premi, sì, di letteratura, dei premi arabi, e probabilmente se non li avessero vinti non sappiamo se noi avremmo potuto averli in traduzione. Perché quello di cui io mi sono accorta è che c'è molta attenzione, non tantissima, ma aumenta, verso questi premi, che sono premi internazionali. Per esempio, ne abbiamo già parlato, ma l'IPAF, l'International Prize for Arabic Fiction, è abbastanza famoso ed è anche seguito, non seguito come potrebbe essere un premio europeo o statunitense, però grazie a questi premi libri come questi possono avere della visibilità, e poi gli editori italiani in questo caso scelgono di tradurli, ed entrambi appunto hanno vinto un premio. Oda Barakat ha vinto l'IPAF l'anno scorso ed è subito arrivata in traduzione, se pensiamo ad altri autori arabi che hanno vinto il premio, non sono stati immediatamente tradotti. E Mazen Maruf invece ha vinto un premio, non mi ricordo come si chiama. Si chiama Multaka Prize, sì, per i racconti. Sì, è un premio apposta. Il premio arabo dedicato ai racconti, alle raccolte di racconti. E a proposito del premio, per Oda Barakat ho letto che c'è stata una polemica, perché... Era fuoriuscita la notizia che lei avrebbe vinto il premio, e una scrittrice che era nella shortlist invece ha protestato, insomma, non so, quindi diciamo ci sono questi di retroscena. Sì, e, comunque lei è stata la prima donna a riceverlo in assoluto, diciamo nella sua singolarità, perché c'era stata un'altra autrice nel 2011, sì, Raja Alem, però era insieme a un altro autore marocchino, quindi non era, diciamo, assegnato soltanto a lei, invece non era una vincita assoluta. Era la vincitrice assoluta, esatto. Leggendolo si capisce perché ha vinto il premio, un po' perché c'è Giacomo Longhi,
Però non mi arrivano gli aggiornamenti delle notifiche, perché non so. Non si sa. Ma Sì, diciamo comunque. che secondo me Oda Barakat dà voce agli inascoltati. Questo è un po' quello che... Giacomo chiede chi era l'altra scrittrice, non me lo ricordo. No, Rajalem. forse Ah, l'altra l'altra. scrittrice. Ok. Quella che ha protestato, non me lo ricordo, comunque l'avevo letto su un articolo, ora se lo ripesco magari poi lo riscrivo nei commenti. E niente, quindi diciamo proteste all'International Pride. E comunque dicevo appunto, se si legge Corriere di Notte, che tra l'altro è stato tradotto da Samuele Pagani, o no? Sì, Samuela Pagani, che insegna Grintalento, e traduttrice tra l'altro di Oda Barakat da tempo. E, se si legge la raccolta si capisce perché ha vinto, appunto un po' per i temi che abbiamo accennato prima e poi perché è una scrittura molto incisiva. E ha un modo di raccontare le storie non crudo, però sicuramente mi viene da dire potente, mi vengono altri Io aggettivi. direi anche il crudo, sì, alla fine non applica l'educazione, forse a volte in alcuni passi, no? Senza filtri, perché gli autori, cioè chi scrive, si immagina che la sua produzione scritta non sarà mai letta da nessuno, quindi non è trattenuto da nessun ritegno né nel confessare cose né nella modalità in cui le cose vengono confessate. Ecco. È Già, sincero, è assolutamente sincero. sincero, sì. Già Oda è famosa insomma, per una particolare sensualità nella narrazione. E qualcuno dice che si vede che è donna, ma non lo so, non mi pare, cioè, che questo sia No, una cosa fondamentale. come si fa a sapere se una scrittrice è donna? Non lo so. No, sono quelle cose che quando le dicono ti lasciano un attimo così, ma cosa c'entra? Vabbè. Però sicuramente appunto è una scrittura che non si legge, cioè io non ho letto nessuna cosa di questo tipo nella letteratura araba ancora, cioè non è che io sia una grandissimissima esperta, però la prima cosa che ho notato è appunto questa scrittura parecchio schietta e senza peli sulla lingua, senza rigiri. È una costruzione delle storie molto interessante poi. E appunto, come dicevi tu, il fatto che siano lettere che i protagonisti, di cui non si sa mai il nome, scrivono a se stessi, appunto li libera un po' da quegli artifici, da quell'educazione, da un certo tipo di impostazione. Sì, in realtà l'autrice in un'intervista ha proprio dichiarato che è vero che essendo lettere destinate a un destinatario che non le riceverà mai, non hanno peli sulla lingua, però proprio per questo possono scrivere quello che vogliono perché nessuno controbatterà. Quindi sono delle confessioni, non si sa quanto sincere, ma comunque al lettore danno questa impressione di sincerità e apertura completa del proprio cuore, dei propri ricordi, delle proprie colpe. E sicuramente l'impianto con questa catena di racconti e l'escamotage letterario che è utilizzato, secondo me, è bellissimo. Quindi il recupero e il passaggio di testimone tra un autore di lettere e un altro è fantastico. Sì, il rouge. Sì, non rende una raccolta di racconti, ma secondo me è quasi un romanzo corale, ecco, più che una raccolta di racconti. Sì, perché anche se sono personaggi anonimi, nel senso anonimi per davvero perché non si sa il nome, non sappiamo mai il Non si nome, non sappiamo firma, quindi. né il nome, non si firmano, non sappiamo né il nome del personaggio che scrive la lettera, né a La chi è indirizzata, provenienza, né sì. né a chi è indirizzata, perché usano sempre un'intestazione del tipo.
mia cara madre, mio caro padre, mio caro fratello, quindi incollocabili geograficamente, diciamo a livello di identità, non possiamo sapere niente, sappiamo soltanto qual è la loro storia. E diciamo nell'anonimicità, può dire anonimità, nel loro essere anonimi, sono però tutti collegati, nel loro essere estranei sono collegati, sono estranei due volte, sono estranei per noi che leggiamo le lettere ma non sappiamo chi le scrive, sono estranei poi nel contesto in cui sono calati, spesso sono dei migranti, spesso sono, sì, sono migranti più o meno integrati, spesso sono fuggitivi, e, quindi sono estranei al contesto che li circonda, si sentono estranei nonostante tutto, e quindi il tema dell'estraneità di uno verso l'altro cozza parecchio con il fatto che tutte le lettere siano collegate sottilmente da un rigo, non so, sì, pochissime cose, pochissime parole, ecco, che ci fanno capire che in un modo o in un altro, diciamo, la lettera successiva è stata stimolata dalla lettura di quella precedente. Esatto, e questo è interessante, cosa vuol dire? Che sono tutti accomunati dallo stesso destino, che sono... vivono esperienze simili in qualità di emigrati, sono accomunati dal dolore perché sono tutte lettere molto tragiche, molto drammatiche. Secondo me quello che accomuna tutti è proprio la solitudine, quindi il fatto che loro parlino dei loro problemi a una lettera, quindi non si rivolgono alle persone che in alcuni casi intervengono nella loro esistenza, ma scrivono spesso anche a persone che sono morte, quindi che davvero non potranno mai leggere le loro parole. E è significativo il fatto che quindi non abbiano la speranza di rivolgere il proprio anche appello, la propria richiesta d'aiuto a qualcuno. Sono degli sconfitti, non tutti, perché qualcuno in realtà aspetta una risposta che però non riceve, e quindi il tema della solitudine c'è anche in quel caso lì, infatti, anche quando si vorrebbe una risposta. Infatti questo Oda Bacat lo spiega bene nell'intervista sul manifesto, e quando le fanno la domanda se questi personaggi portano con sé la voce di migliaia di invisibili, che nei paesi occidentali sono additati come una minaccia. E sì, lei dice sì, è proprio così, intorno a questa situazione monta la nostra angoscia, perché quello che si capisce è che spesso questo tipo di persone in difficoltà, se sono aiutate per una specie di egoismo e di ritorno in termini di coscienza pulita, però molto più spesso sono evitate. Quindi sono evitate perché appunto sono considerate minacciose. E in questo è la raccolta, quando poi la si legge, scusate ma c'è un raggio di sole, e quando la si legge si capisce che diciamo, il discorso che c'è dietro è molto politico, è un discorso di critica abbastanza trasversale e anche abbastanza dura. Perché quello che c'è dietro alle lettere poi è una situazione drammatica che anche lì è intrisa di indifferenza però a livello molto più ampio, forse indifferenza globale, perché sì, in tutti gli ambiti, sia privato che pubblico. E comunque anche una mancanza di umanità, perché tutto ciò che gli autori e le lettere confessano e raccontano a volte sono anche crimini efferati o comunque atti non proprio moralmente diciamo corretti o comunque ecco di dubbia moralità, però sono comunque atti umani, e il fatto che un umano, una persona, sia lasciata a se stessa con
i suoi mostri interiori, perché è un po' quello che tirano fuori dalle lettere, è paradossalmente disumano, perché uno si trova da solo ad affrontare situazioni drammatiche e critiche e che lo destabilizzano e che gli fanno compiere altre azioni dubbie e terribili, proprio perché è da solo. Da solo, esatto. Da solo. E quando ad Oda e Barakat chiedono tutti i personaggi sono arabi, provengono dal mondo arabo, non sono arabi, provengono dal mondo arabo, e perché insomma se c'è, diciamo, nonostante insomma la descrizione che anche appena fatto tu può essere applicata a tantissime altre parti del mondo, se Oda Barakat parla di personaggi che provengono dal mondo arabo perché c'è un rimando, diciamo, forte, lei risponde che soprattutto nel mondo arabo e in Africa c'è questo assedio, cioè lei vede particolarmente la trappola di questa politica della non ingerenza, per cui diciamo lasciamoli scannare fra loro, e la vede come una trappola per una doppia trappola per i personaggi del romanzo, ma poi anche per le persone, per i suoi connazionali, insomma, per le persone che vivono in queste zone. E perciò dicevo che è una cosa, è un libro molto molto politico, cioè un tipo di letteratura che ti fa pensare dopo alla situazione reale da cui proviene un certo tipo di idea, cioè decidere di scrivere questo tipo di racconti, sono racconti perché sono delle epistole, e con questo linguaggio deve avere dietro anche un'impalcatura forte, perché quello che Oda ci fa capire attraverso le vicende dei personaggi è appunto che queste persone sono doppiamente braccate, perché sono braccate in patria, però poi sono braccate anche fuori, quando emigrano. Sì, e secondo me c'è un passo della lettera a pagina 106-107 in cui l'autore si immerge nella figura della scrittrice della lettera precedente e, diciamo, fa una specie di metacritica, perché commentando la lettera che ha letto dà un po' una visione su quello che è il motivo per cui queste persone scrivono delle lettere. Leggo questo pezzetto. Ma veniamo al punto. Ho riletto quella lettera più di 2 anni dopo e più di una volta. Mi sembra di conoscerla, quella donna. Me la vedo davanti agli occhi nell'atto di chiedere perdono a una certa persona. Una richiesta che non sarà soddisfatta, non solo perché il destinatario non leggerà la lettera, ma per quel bisogno che un altro essere umano ci ascolti e alla fine decida di perdonarci, qualunque cosa abbiamo fatto. E poi più giù, questa lettera, ma è arrivata, è come una voce da sempre inascoltata, perché la voce di questa donna si è perduta sin da quando è nata. Diciamo che secondo me questo esemplifica davvero qual è il sentimento che Oda Barakat voleva suscitare nel lettore con queste vicende anche drammatiche e toccanti da tutti i punti di vista, sia a livello umanitario che umano che psicologico. Proprio questo, un essere umano inascoltato che grida in una lettera il suo bisogno d'aiuto e che è inascoltato. E probabilmente è inascoltato dalla nascita, perché da sua origine è in un posto dove le persone sono inascoltate. Mm-hmm. E secondo me qui si capisce bene, diciamo, c'è anche questo stratagemma letterario. E sì. Però si capisce bene nella lettera, che forse l'unica, se non sbaglio, scritta dal famoso turista occidentale, cioè il turista che va in Libano, anche se non viene detto che è in Libano, però si capisce da tanti dettagli. Uno fra tutti è quando
quando si dice che ed è una lettera di risposta. Sì. Non è una lettera di risposta, è una lettera molto collegata ad un'altra lettera, ma perché i due personaggi si sono incontrati davvero. Allora, diciamo che il libro può essere suddiviso in tre macro aree, no? Le cinque lettere dei protagonisti, quindi sono questi gridi di allarme, confessioni, che sono la prima parte. Nella seconda parte c'è una specie di feedback, perché non sono proprio lettere, sono dei pensieri che persone coinvolte nella vita di chi scrive le lettere esplicita, in un certo senso, o probabilmente non esplicita, ma che produce nella propria mente, in risposta alla situazione in cui si è trovato. Mentre l'ultima parte è la figura del postino, che secondo me è veramente commovente, poi magari dopo leggiamo un pezzettino. E quindi diciamo, la parte che diceva Giulia è proprio questa, nella seconda sezione in cui diciamo abbiamo un feedback rispetto alla situazione di chi sta scrivendo le prime cinque lettere. E appunto, una di queste risposte, chiamiamole così, è di questo turista canadese, mi sembra, comunque un turista occidentale che in gioventù, verso 20 anni, era andato in Libano. Non viene detto che il Libano non viene mai nominato, ma si capisce perché a un certo punto dice che si nomina la neve sulle vette dei monti. E secondo me è un riferimento chiaro, perché la radice di Libano, mi sembra, il nome Libano voglia dire proprio neve sui monti, una cosa del genere. Comunque questo turista occidentale che pensava di raggiungere la protagonista della lettera per vederla, cioè c'è stato un amore giovanile, non si capisce benissimo se c'è stata davvero questa relazione e quanto è stata intensa. Comunque il legame c'è il ricordo di questa vacanza in un paese arabo, e la sua lettera è molto diversa da tutte le altre, perché è una lettera in cui si capisce benissimo che sono passati tanti anni, lui non ha avuto nessun tipo di problemi, ha una famiglia, e poi dice ad un certo punto che non riconosce più il paese che aveva visitato quando era giovane. Il Libano poi è sempre stato, diciamo, una terra di, diciamo, pacifica, era vista come un posto in cui le comunità di varie fedi religiose potevano convivere, perché in Libano ci sono i cristiani maroniti, che sono una minoranza, però era visto come un paese tutto sommato pacifico, e lui si sconvolge di questo cambiamento, perché il suo maggior problema è questo, il fatto di non riconoscere il paese, mentre in tutte le altre lettere cioè lui non riconosce il paese che aveva visitato e non sa se tornarci, cioè lui però può scegliere, è l'unico forse in tutta la raccolta a cui si presenta davanti la scelta di non tornare, la scelta di non pensarci, la scelta di vivere nel ricordo. Invece tutti gli altri sono dal lato opposto. Ed è la lettera di questo turista è necessaria per far immedesimare forse un certo tipo di lettore, che possiamo essere anche noi, perché quando noi pensiamo a questi posti, noi, soprattutto se uno studia lingua o cultura di questi paesi, cioè, raramente pensiamo al fatto che tutto sommato noi possiamo stare dove siamo senza crepare, senza avere la necessità di emigrare e la necessità poi di andare incontro ad un certo tipo di destino. Anche se le cose stanno un po' cambiando, però la lettera del turista occidentale è necessaria da questo punto di vista, proprio secondo me, per la costruzione delle varie narrazioni che ci sono. Anche perché lui nella lettera, diciamo nella sua, sì, chiamiamola lettera, cita il fatto di
avere una figlia che gli pone degli interrogativi sui suoi viaggi e lui si sente un po' in difficoltà. Se vuoi, leggo il passo. Allora, rispondo così a mia figlia, quando un po' per scherzo e un po' sul serio mi accusa di essere affetto dal cinismo dell'uomo bianco e mi ripete, tu che sei stato lì, come fai a dire di non sapere niente di quella gente? Non sapevo niente prima e non so niente ora, ora che sono finita in questa città lontana apposta per incontrare una donna di quel mondo. Cosa sappiamo delle persone che hanno vissuto guerre civili, violenza, distruzione, fallimenti, disillusioni e naturalmente una paura terribile? Che gli succede? Come cambia quello che hanno dentro? E si indurisce? E l'ultimo quarto della vita, quando la morte si avvicina e diventa sempre più probabile, il cuore va usato solo per le emergenze. Serve a pompare il sangue nei muscoli quando bisogna darsela a gambe. Serve a scappare, nient'altro. Né sentimenti, né ricordi, né... Da cosa vuole scappare quella donna? Quindi lui in un certo senso capisce, ma non capisce e ha timore della persona che dovrebbe andare a incontrare. E di fatto poi dopo lui diciamo, se, ha un pentimento, no? E tra l'altro in un certo senso la accusa di essere ancora innamorata di un giovane che non c'è più. Dice proprio, nella sua testa, io sono ancora un giovane romantico, un avventuriero, un giramondo senza bagaglio. Non puoi immaginare quanto sia cambiato, quanto sia lontano da quel ragazzo. In realtà non sono io a essere cambiato, è il mondo intero. La regione che ho girato in lungo e in largo senza timore, dove le persone che incontravo mi offrivano cibo e ospitalità, dove dormivo all'aperto, tranquillo e spensierato. È un posto dove oggi farei un viaggio? No, evidentemente. Quindi lui si rende conto che la situazione è tragica, però lui può non andare. Lui può fare il turista e decidere... di visitare posti tranquilli, anche se è consapevole che la situazione è cambiata e che è tragica e che sicuramente quella persona ha vissuto dei momenti tragici, però è un po' fifone, ecco, non vuole cancellare il ricordo bello che ha di lei e quindi diciamo della sua esperienza. Sì, un po', e questa è un po' una critica non tanto sottile a un certo tipo di... secondo me, di personaggi, nel senso che l'accusa principale è che chi c'era prima non ha avuto il coraggio di cambiare le cose e forte di questo potere che gli era stato dato, se pensiamo per esempio alla lettera del figlio al padre, che descrive questo padre particolarmente severo, ma anche in altre lettere c'è cioè la descrizione della famiglia, un sistema patriarcale molto forte, eccetera. E la critica è sempre chi c'era prima non ha avuto il coraggio di cambiare, è scoppiata la guerra, è arrivato il dramma, e però tutto quello che si continua a fare è rimanere al punto di partenza. E questo è quello che fanno sia in Oriente, ma soprattutto che fanno in Occidente, perché se il turista occidentale rappresenta l'Occidente, questo tipo di indifferenza e questo modo, questo, diciamo, questa abitudine a voltarsi dall'altra parte, perché tanto è gente che è dall'altra parte del mondo, che ci possiamo fare noi lì? Ma non solo. Possiamo... Esatto. E non solo, questo... secondo me è anche una critica al turista occidentale, perché... Mm-hmm. Si reca in determinati luoghi e vuole vedere solo il bello, cioè è strano come si crei un'aspettativa anche diciamo instagrammabile di alcuni posti, no? Secondo me cioè, mi dà questa impressione che le persone vadano lì e vogliono la bella cartolina del paese orientale, tutto spezie e profumi. E poi però ti giri dall'altra parte e c'è la donna con un neonato che chiede l'elemosina e che fai? È questo. È andato in un paese arabo, comunque in uno di questi paesi non direttamente coinvolti in una guerra sul proprio territorio, però c'è questa cosa che il turista occidentale si gira dall'altra parte. Scene di povertà nella Medina, per dire, scene di povertà nella città nuova,
ti danno un po' fastidio, la gente non te le vuole far vedere. Sì, uno va nel riad costoso e poi invece la realtà è un'altra. Ecco, quando uno va e vive la vita vera senza filtri, vede che in realtà è molto più profonda. La povertà è profonda e dilagante, non solo a livello, diciamo, fisico, ecco, c'è anche un bisogno forse di tante cose, però chiaramente l'uomo bianco non è che deve andare lì a colonizzare, ecco, non è sicuramente quella la soluzione, però, diciamo... Sulla colonizzazione ci sono stati degli scrittori egiziani che una volta arrivata la decolonizzazione e una volta passato poi il cambiamento brusco post decolonizzazione quasi preferivano il vecchio regime. Sì, perché... perché ti ripeto, è la cartolina che si ha dell'Oriente, no? E anche questo è il rischio dell'orientalismo poi, soprattutto passato. Le belle cartoline. Speriamo sia passato. Sì, e quindi ho da baraccarci da... Sono tre quarti d'ora che parliamo. Ma sei Maruffa, sto poverino. Ho da baraccarci da, diciamo, una descrizione molto forte di quella che può essere la vita di chi proviene da zone del mondo che sono state colpite da guerre drammatiche e provano a rifarsi una vita, perché quasi tutte queste persone sono poi emigrate in Occidente e provano a rifarsi una vita, ma non ce la fanno, o è molto difficile, o devono affrontare dei problemi che sono ancora nel paese di origine cercando di risolverli, per esempio la ragazza che migra in Francia e poi torna a riprendere la figlia che aveva lasciato nel suo paese, trova una situazione drammatica, cerca di salvare la figlia portandola con sé, ma anche lì non c'è proprio speranza. Sembra che si voglia dire appunto che queste persone sono assediate da entrambi i lati, in entrambi i mondi, esatto, bisogna capire qual è la loro situazione. Come lo si può capire? Non con le informazioni che arrivano dai media, non con i resoconti degli occidentali che vanno a visitare questi paesi, questa situazione in cui loro vivono si può capire soltanto se si ascolta la loro storia, come poi dice Chimamanda, e bisogna ascoltare entrambe le versioni. Questo è sicuramente è il grande ruolo anche della letteratura, insomma, dar voce agli inascoltati. Bene, direi che possiamo passare a Mazen Maruf. Il libro Barzellette per miliziani ovviamente non è che sia così comico, possiamo dire tragicomico. Ci sono varie fil rouge che si intrecciano in questi racconti, alcuni temi ricorrenti. Sicuramente nella prima parte del libro, della raccolta, il rapporto padre-figlio, madre-figlia, quindi i rapporti interfamiliari sono molto presenti. E le esperienze che vengono portate sul carta, ecco, sono anche quelle personali dell'autore, come lui stesso ha affermato. Sembra un'intervista per Più libri più liberi di l'anno scorso, forse 2019. Ecco, sicuramente una delle cose fondamentali di questo libro è il fatto che la guerra e quindi gli eventi drammatici che colpiscono alcuni paesi qua sono visti spesso, nella maggior parte dei casi, da bambini, da un bambino, dagli occhi innocenti, anche inconsapevoli a volte, o forse fin troppo consapevoli, dei bambini che trovano soluzioni assurde per coesistere con la situazione che li circonda, sia la situazione familiare, spesso violenta e spesso anche turbolenta per le vicissitudini del proprio paese, ma anche proprio con la guerra, proprio con i miliziani, quindi un rapporto
strano, perché alla fine nessuno si immagina che un bambino possa, ad esempio, tenere testa a dei soldati. Com'è possibile? E invece questo accade. Com'è possibile che una pianta di peperoni contenga delle anime? È possibile. Com'è possibile che una mucca sia in un cinema? È possibile. Quindi tutte queste... Che una persona, che un uomo sia una piattaforma per compleanni di bambini. Cioè siamo su questi. Siamo in barzellette per miliziani, questo è possibile. Proprio perché il filtro è quello dell'onirico e dell'infante che trasforma la realtà e cerca di sopravvivervi per non cadere preda anche della tristezza e della depressione, come in realtà succede, cioè i figli di immigrati sono colpiti spesso da questa sindrome di catalessia per non tornare nel proprio paese. C'è proprio uno studio particolare, quindi in realtà il bambino è consapevole della situazione ma cerca di sopravvivere attraverso il filtro della sua immaginazione, della sua fantasia, e interpreta quello che lo circonda la sua chiave ironica e onirica. E sicuramente ci sono alcuni episodi molto, molto toccanti. Uno, diciamo, alcuni, ad esempio quello del grammofono, la storia del grammofono, sicuramente, ecco, molto toccante. L'elemento che c'è in quasi tutti i racconti è la guerra, ma non la guerra, anzi la guerra, è un racconto di guerra, no, è come la guerra, militarizzazione, secondo me, più ma come la narrazione, così come diciamo la vita delle persone, viene del tutto stravolta dall'irruzione della guerra, perché noi leggiamo il racconto, è un racconto appunto fantastico, c'è qualcosa di assurdo, è un sogno, all'improvviso però in due righe Mazen Maruf ti fa capire che irrompe la guerra, perché ci sono due righe in cui si dice è stato sparato un proiettile, ha colpito mio padre, oppure esplosa la finestra, e sì, quindi come se fosse normale così, come se le persone ormai si fossero abituate, ma in realtà poi non è così, sono profondamente segnate nella psiche e nell'emotività. Leggo un passo dal grammofono perché secondo me dà proprio l'idea di come il bambino riesca a interpretare e a inserire nella sua quotidianità la guerra. Mio padre era l'addetto al grammofono del bar, quindi apparentemente, no? Quello era il suo lavoro, passare ore in piedi dietro il bancone a ruotare la manovella del vecchio grammofono, modello Berliner del 1900, perché non c'era la corrente elettrica e il bar in genere veniva illuminato con delle candele. Qualche volta poteva capitare che mio padre rallentasse perché era stanco o che perdesse la concentrazione perché una bomba era caduta lì vicino e si mettesse a far girare più veloce la manovella dell'apparecchio, cosa che distorceva il suono della canzone. Ma nessuno dei clienti ci faceva caso, il volume del grammofono infatti era basso e si sentiva appena. Quindi, cioè, già il fatto che non ci sia l'elettricità, qua con una limpidezza e una innocenza totale, non c'è l'elettricità. Beh, insomma, proviamo a vivere senza elettricità. E poi il fatto che ritorna, cioè spesso ritorna, non manca la luce. E poi il fatto che lui continui a svolgere la sua mansione, quindi di girare il grammofono, anche quando cade una bomba, semplicemente aumenta un po' il ritmo, perché ovviamente insomma una bomba influenza sicuramente anche la stabilità della persona, però non smette, i clienti non si destabilizzano, restano lì e ascoltano e continuano a fare la loro vita. Questo non vuol dire però che diciamo nell'interiorità le persone non siano colpite, sono escamotage per sopravvivere a una situazione in cui si è obbligati a vivere. Beh sì, questo poi lo dice anche lui nell'intervista per Pulp Libri, e dice appunto: il Medio Oriente è terra di disperazione, di odio, di violenza e di guerre. Che fare allora? Cosa possono fare le popolazioni civili, che sono appunto protagonisti dei racconti? Molti piangono, ma molti altri ridono.
Tutti pensano di non avere nulla da perdere, alcuni si disperano, altri ridono. Io stesso rido mentre scrivo le mie storie. Perché fa così? Per quello che abbiamo detto prima, cioè per il concetto su cui Chimamanda ha incentrato la sua TED Talk, perché Maruf dice: voglio assolutamente uscire dallo stereotipo del palestinese sofferente e piangente. Esatto. Il mio sforzo è quello di renderlo ironico, dissacrante, a volte cinico, per il suo desiderio di libertà. Quindi è ovvio che la situazione in cui sono calati i personaggi non è una situazione usuale, ma non è una situazione che loro accettano. Ma cosa dovrebbero fare? Dovrebbero dovrebbero sempre stare in strada a piangere e strapparsi i capelli? No, in qualche modo fanno. E anche, diciamo, il fatto che spesso queste persone siano legate a un oggetto, o appunto come la pianta di peperone, a qualcosa che li renda vivi, li renda, diciamo, persone più forti che possono sopportare la situazione. Leggo un pezzettino perché secondo me la pianta di peperone è fantastica. Allora, vado, poi ti lascio fare. E a volte, pagina 10. E a volte, quando i combattimenti si intensificavano e i miliziani usavano armi pesanti come il mortaio e gli RPG, mia madre e mio fratello, in preda al panico, si stendevano a terra, in corridoio tra il soggiorno, la cucina e il bagno, mentre io restavo in piedi, accanto al televisore, il punto di casa nostra più esposto ai proiettili, e reggevo una candela per illuminare la pianta di peperone lì vicino, credendo che le nostre anime, mia, di mio fratello, di mio padre e di mia madre, si trovassero in quei piccoli peperoni e che se avessi fatto in quel modo, nessuno di noi sarebbe andato incontro alla morte, specialmente mio padre, che non tornava a casa prima di sera. Quindi, diciamo, il bambino che vede nella pianta di peperoni che il padre le ha donato e che gli ha chiesto di curare, anche lì un'occupazione che il bimbo fa un po' per distrarsi, perché comunque ha avuto dei problemi, non va a scuola, quindi non vive una situazione serena. E occupandosi di questa pianta, lui crede che i frutti siano le anime dei suoi familiari. Poi ovviamente si evolve la situazione, però è importante preservare, perché così ci salviamo. Salvando la pianta noi siamo salvi. Quindi proprio, secondo me, amorevole e un episodio molto toccante, ecco, perché mi immagino anche solo il rumore dei proiettili che vengono sparati e questo bambino che con una candela illumina il suo peperone, ecco, è sicuramente molto toccante. Ecco, il primo racconto poi è il più lungo, quindi c'è modo di costruire per bene, diciamo, la fisionomia dei personaggi. Però un altro tema che ricorre è quello del rapporto complicato tra figli e genitori, ma nonostante il rapporto sia complicato del protagonista di questo primo racconto, che curava la pianta di peperone, sono illuminati dalla luce divina, e nonostante il rapporto sia molto complicato, perché alla fine il padre, quello che lui voleva proteggere, proteggendo la pianta di peperone, e poi scappa, a un certo punto scappa, sì. Ma ritorna, e quando, diciamo, il protagonista cresciuto riporta una telefonata che il padre gli fa, ritorna non soltanto la pianta di peperone, ma non soltanto il rapporto complicato, ma anche, diciamo, tutta la simbologia del racconto, perché se un racconto è onirico, cioè se la narrazione è onirica, è ovvio che ci siano dei simboli che vanno interpretati, cioè dobbiamo capire che un vasetto di marmellata non è mai un vasetto di marmellata. E leggo questo pezzettino a pagina 45, che è molto bello secondo me. Ogni volta che mio padre mi telefona, ricordiamo insieme quell'incidente. Io ripensiamo anche alla pianta di peperone, perché la pianta di peperone è fondamentale. Fondamentale. In quanto simbolo. Io gli dico che è cresciuta, ma le bacche germogliano solo in due punti, un unico peperone all'anno. Il primo occupa sempre il suo posto e rappresenta l'anima di mia madre. L'altro, invece, cresce nel punto che spetta all'anima di mio padre. Ma ogni volta che lo guardo, io sento che porta la mia anima. Poi mio padre mi racconta di avermi sognato, tutte le volte lo stesso sogno, che i dottori sostituivano il mio occhio di vetro con uno normale. Quindi c'è del dramma, perché
cioè, vivono delle, in una situazione complicata per tanti motivi, anche intrafamiliari, non solo extrafamiliari, però ritorna appunto l'ossessione per un oggetto che va interpretato, e poi è ricorrente il tema del sogno, non solo perché a volte sembra che si racconti un sogno, un racconto più o meno verso la metà è intitolato proprio il sogno, una cosa del genere, e sembra... La sindrome essere... dei sogni altrui. C'è quello, poi ce n'è anche un altro forse. E quindi dicevo, ritorna il tema del sogno, perché non si sa mai se si sta sognando, se è un bambino che diciamo interpreta a suo modo la realtà, oppure se è un modo per dire qualcos'altro. Sì, anche in cinema appunto c'è questa cosa che il bambino non sa se sta sognando o se sia ancora in vita e se quello che sta vedendo sia reale o meno. Ecco, se lo pone il dubbio, però no, non lo può sapere. No, tutti i racconti hanno qualcosa di assurdo, c'è sempre un elemento assurdo, anche nei racconti che sembrano essere un po' più realistici, diciamo così, poi c'è sempre quel dettaglio un po' fantasioso. Come possiamo decidere, cioè possiamo esprimerci su quale di questi sia il più assurdo? Sono curiosa di sentire quello che mi dici te. Per me? Sì. Per me il più assurdo, aspetta, ora lo trovo. Così magari forse con l'indice ti aiuti. Hai ragione anche tu. Prepararsi, una cosa che non fa. Allora. Allora, quello che proprio ho pensato, vabbè, non ci sto capendo niente, non so cosa vuol dire, boh, ma perché sembra un film surrealista, è proprio quello che si intitola Cinema, a pagina 73. E anche qui sembra qualcosa di normale, tra virgolette, di realistico. Poi però c'è tipo, vabbè, non si capisce, a un certo punto compare una mucca, i bimbi e la madre con altre persone si sono rifugiate nel cinema per scappare dai bombardamenti e insomma si racconta, no, di come si sono organizzati, che la sorellina aveva un peluche, nel peluche la mamma aveva messo dei formaggini, ogni giorno prendeva uno, lo divideva a metà e lo dava ai figli per farli mangiare, quindi disperazione, tristezza, ansia, eccetera. Poi a un certo punto cambio completamente, il ragazzino si ritrova da solo nel cinema, la sua poltrona è rivolta verso l'esterno, diciamo verso la macchina da presa, e a un certo punto compare una mucca. E io non ho capito che cosa vuol dire, quindi per me questo è assurdo, cioè questo è il più assurdo forse. Infatti qua ho scritto, vediamo se... Come si fa? Qualcosa si legge, se ci dici cosa c'è scritto. Ah, no, significato. Sì, ho scritto un significato, boh. Cioè, perché non ho capito, mentre negli altri racconti forse qualcosa si può intuire, poi a seconda di come uno vuole interpretare i vari simboli, i vari oggetti, le varie situazioni. Io qui non ho capito cosa vuol dire la mucca, tu hai capito? No, anch'io sono rimasta... Anche perché questa mucca appartiene ad un soldato, un soldato che la cerca, perché con lei ha iniziato la guerra, cioè se l'è portata in guerra, a un certo punto questa mucca scompare, lui la perde, la mucca va in giro per la città distrutta, si mangia un po' di città. Mi ha ricordato, ora che mi ci fai pensare, un po' quei campagnoli che si arruolano nella fila. Questa è la sensazione che mi ha dato. Ti ricordi? Loro? No, io ho pensato a loro. Il mio riferimento, diciamo, cinematografico però è Mediterraneo di Salvatore, sì, il film, dove c'è il tizio che si porta l'asino, che si porta appresso l'asino, e per lui quest'asino è il suo migliore amico,
non lo lascia mai, si dispera quando lo deve abbandonare lì sull'isoletta greca. Mi ha ricordato questo. Però, nonostante diciamo il collegamento... Sì, non è esplicitato, non è una chiave interpretativa corretta. Io me ne ero segnati due. Uno era quello, si può vedere, li avevo segnati in blu, ok, quelli più assurdi. Cinema e biscotto. Secondo me anche quello veramente assurdo, tragico, super tragico. E anche quello veramente mi ha lasciato un po'... basita, perché intanto qua il protagonista è cresciuto, è un figlio cresciuto, e poi non ho capito se la madre è davvero malata di Alzheimer o no, perché anche l'autore dice che in realtà no, in realtà lei non è malata, è che sta al gioco, e non ho capito il ruolo, cioè perché a un certo punto succedono queste cose. Veramente sì, un po' assurdo. E anche quello è parecchio assurdo, perché in pratica c'è questo vecchio al bordo di una strada. Sì, sull'autostrada, quindi anche nel traffico. Che trasforma le macchine in biscotti giganti. E anche le persone dentro in biscotti giganti. Sì, e la soluzione qual è? Tipo inzuppare i biscotti prima che le persone vengano trasformate. Per me quel tocco veramente... Sì, questo è surreale. Sì. Surreale. E poi in realtà il figlio dà una sua interpretazione, dice che perché la storia la racconta la mamma, che si dice sia malata di Alzheimer, agli infermieri. E lui dice che in realtà la mamma si ricorda di questo venditore ambulante che vende questi biscotti giganti. Ora, va bene. Molto bello però, molto bello anche quello, te l'ho detto. Mi ero segnata questi due. Cinema e biscotto come assurdi, e invece come emblema, diciamo, della raccolta, il primo, e anche il portatore, che è quello dell'uomo che sì, è lui che non rideva, dovrebbe essere lui, no? Sì, l'uomo che non ride mai. Sì, pratica. L'uomo che non ride mai, perché ha deciso di non ridere, cioè ci sono delle decisioni un po' assurde, cioè uno, un bimbo, un ragazzino, che decide di non sorridere e così non sorride mai, però paradossalmente fa morire una persona dal ridere. E poi invece c'è la persona che decide di cambiare personalità, così tu dici così. Quindi cioè, un modo di raccontare veramente fuori dal comune, perché sì, assolutamente sì, forse un po' per chi ha letto Calvino un po' lo può ricordare. Sì, è vero, è vero. Lui dice di ispirarsi alla letteratura, in cui lo dice, al realismo magico sudamericano, e lui dice appunto che per lui Gabriel García Márquez è stato molto importante. Sì, in effetti diciamo, ci sono degli elementi che si ritrovano, e anche qui c'è il conflitto con la figura paterna, e certe volte sembra anche scontato, ma forse sembra molto più scontato se parliamo di autori orientali, diciamo tra virgolette. Quando uno è antisistema spesso è antipadre quasi, ma questo poi lo dice anche Maru stesso, perché la sua famiglia è stata complicata, e soprattutto, cioè lui parla della sua famiglia quando racconta, quando scrive i suoi racconti, e il rapporto con la figura paterna è complicato perché lui stesso ha un rapporto complicato con suo padre. Quindi diciamo, non possiamo chiamare racconti possiamo dire che si ispirano alla sua vita, sì, però come si ispirano è tutta una faccenda personalissima di Marucco, perché non si può dire che siano degli elementi biografici in senso classico, ecco, questo voglio dire. Sicuramente particolare l'ultimo, Juan e Hausa, si dirà così. Ah sì, anche lì c'è quello. E in realtà alla fine della storia si capisce che il narratore è un toro. Quindi in realtà
ricorre perché c'è Juan e Causa, che ha appunto il toro e il narratore. Sì. Poi c'è Matador, in cui c'è comunque il toro. E poi c'è Cinema, in cui c'è la mucca. Secondo me dovremmo pensare un po'. Magari avevano fatto scrivere un messaggio su questa cosa. Prima però bisogna capire cosa vuol dire. Bisogna capire intanto come mai ci... Cioè, sì. Come mai questa passione per i bovini? Per i bovini. Non so. Non so perché... Sono stati protagonisti della rivoluzione agricola di un certo periodo, non si sa. E comunque anche il Matador è un bel racconto. E il Matador o anche l'uomo che morì tre volte. Anche sì, sì, fatto, anche questo. Fa parecchio ridere. E, però il Matador forse diciamo l'elemento che viene esplicitato lì e che poi viene ripreso in alcuni altri racconti, è appunto questo, veder morire le persone, però in realtà nel racconto non è che muoiono, non muoiono davvero, quindi c'è la morte, ma non c'è la morte, perché questo zio si risveglia. Le persone a un certo punto si stancano e dichiarano, guarda, io sono venuto al tuo primo funerale, non ti scocciare se non vengo ai prossimi. Cioè, quindi, proprio... sì, un po'. Sì, anche negli altri racconti, ovviamente c'è gente che muore, però in alcuni si capisce che è morto, ma muore in maniera strana, oppure viene raccontata in un certo modo, per cui... Cioè, non la prendi a male, cioè è una cosa che è successa anche in un modo divertente o comunque surreale, quindi l'impatto non è angosciante, e forse è quello l'intento, no? Parlare della morte non parlando della morte, cioè, sì. Parlo della morte come se fosse una cosa molto divertente. È proprio l'onirico, il fatto che si interpretano anche eventi traumatici con un filtro, e spesso nei sogni la morte non è mai la morte, è sempre qualcos'altro, no? Quindi rappresentare un evento drammatico con una simbologia che non sia anche del tutto esplicita. Esatto, interpretare i simboli è fondamentale, quindi secondo me questo... più della raccolta di Oda andrebbe riletto per capire effettivamente di che sta parlando, perché non è tutto immediato, cioè non è, no. è come nei film surrealisti, sì. Non è immediato, lo devi riguardare, perché più lo riguardi più capisci effettivamente che cosa ti voleva dire. Qui nel frattempo è arrivato la luce divina, proprio, e quindi per me è interessante per questo, oltre ad essere scritto bene, ad essere tradotto benissimo. Secondo me sicuramente innovativo e fuori dagli schemi, ecco, sicuramente una voce molto molto particolare. Anche lui comunque riconosce di essere un tipo strano, lo dice. Sì, è forse l'unico caso di poeta che ha scritto tanto di poesia e poi è diventato... Forse anche questo, il fatto che diciamo lui abbia... Sì. Per forza. Perché ha un sguardo poetico, ecco, una sensibilità molto forte sul simbolismo, sui colori, sulle metafore. Sì, si può dire che si vede e si sente che è un poeta, ecco. Sì, non diciamo che una donna poeta, può essere, sì, una scrittura poetica di stampo simbolista, ma non in senso tradizionale o come la potremmo intendere noi. È un modo di raccontare che lui lo sa benissimo. Se si leggono le interviste si capisce benissimo che è proprio lui ad essere un tipo, cioè quando lo vedi già capisci che lui è un tipo, poi lo intervisti, leggi l'intervista e vedi che
E conferma, dice sì, in effetti questo è un po' fuori, cioè è simpaticamente fuori da qualsiasi cosa. Però io ho visto il documentario che è stato dedicato, l'abbiamo postato sulla pagina, lo trovate su YouTube anche, e lui lì davanti, diciamo, alle rovine delle case distrutte dai bombardamenti, lì la percepisci la sensibilità del poeta, sicuramente, perché c'è lui che rimane un tipo, però ti sta raccontando qualcosa di parecchio tragico, e il documentario è molto bello, se a qualcuno interessa Maarouf bisognerebbe guardarlo. E appunto, un poeta che scrive dei racconti fantastici, onirici, pieni di simbolismo, non può essere, non si può far capire alla prima lettura, per forza. E, come abbiamo detto prima, cosa vogliono dire tutti questi bovini che passeggiano per i paesi? Perché che vuol dire che le macchine sono biscotti? Cioè sono racconti che ti fanno ridere, infatti sono barzellette per miliziani, ti fanno ridere lì per lì, poi però ci devi pensare un pochino, devi metabolizzare quello che hai letto. Oddio, a me il riso non lo hanno suscitato, però hanno suscitato sicuramente un moto di volermi immedesimare nella persona che sta raccontando, e in realtà l'autore lo fa molto bene, ti fa vedere dal punto di vista particolare di ognuno di loro e ti fa comprendere anche i loro sentimenti e la loro visione della vita, no? Mm-hmm. Mi viene in mente il racconto Acquario, che è credo uno dei più tragici perché è una guerra anche quella, no? Diciamo, nel personale ci sono alcune lotte e questa coppia che non riesce ad avere figli a causa di un intervento, un aborto che ha intaccato la possibilità di riprodursi, e si attaccano a questo grumo di sangue, anche lì sicuramente non casuale, perché insomma un grumo di sangue. E l'ho pensato anche io questa cosa del grumo di sangue, però non so se è un riferimento coranico, però sì, in realtà dopo, vabbè, probabilmente l'espressione mi ha fatto ripensare a quello, però in realtà nel racconto non sembra anche usato in maniera non coranica, ecco, però sì, sicuramente sì, legato alla vita, ecco, perché il grumo di sangue è legato a questo, però loro che si portano un mega acquario in campagna e si sorvegliano. Anche lì è la cura per le persone, no? Di preoccuparsi, sì, di qualcosa. Un po' come la pianta dei peperoni, sì, una cosa così. Sì, ti preoccupi di qualcosa e quindi sei hai uno scopo in un certo senso. Sì, esatto. Ci sono delle persone che hanno bisogno di avere uno scopo e quindi si attaccano a qualcosa, hanno cura di qualcosa, in questo senso. Ed egheriano un po', la pianta di peperoni, il vasetto di marmellata, oppure il grumo di sangue. Però il fatto che questo grumo di sangue, che doveva essere un bimbo, però poi non lo è, in effetti non è proprio un rimando coranico, però diciamo, sì, che, diciamo che fa pensare via il fatto che sia legato a, diciamo, alla nascita, ecco, alla creazione di un altro essere. Che poi però non arriva, perché... Che poi però non arriva. Quindi è un grumo, cioè è una creazione un po' che non ha funzionato, ecco. Sì. E quello forse è anche questo è uno spunto di riflessione anche. Esatto, sì, cioè penso che mentre Oda Barakat ti fa empatizzare parecchio con i protagonisti, cioè ti fa pensare alla storia che hanno avuto questi personaggi, a cosa hanno passato, eccetera, e tu ti fermi a riflettere sulla loro situazione reale,
Maruf invece ti fa pensare a che cosa vuol dire, cioè cosa hanno voluto dire queste persone, ti fa interiorizzare interpretando la loro stessa vita. Questo è, diciamo, è molto più intimo, è una cosa molto intima e interiore, molto più difficile perché chiaramente non viene esplicitato quasi niente, esatto. E, però ti fa vedere dai loro occhi, quindi come se tu fossi dietro i bulbi oculari e tu vedessi attraverso i loro occhi l'assurdità che stanno vivendo, che è un po' quello che stanno vivendo, l'assurdità quindi della guerra e l'interpretazione che loro ne danno nella loro vita quotidiana e come riescono a cavarci le gambe oppure no. Quindi anche con Maruf si ascolta l'altra versione della storia, però è una versione che va interpretata, quindi è un'operazione che ti impiega molte più energie, perché devi andare a scovare il vero significato dietro diciamo, all'involucro metaforico, e per arrivare a capire che cosa vuole dire e che cosa vuol dire quella particolare storia devi fare uno sforzo in più. Giustamente, perché altrimenti sarebbe un ascolto molto passivo, dire sì, ho ascoltato la tua versione, invece il non capire è uno stimolo, perché ti fa riflettere ancora di più sulla storia per intero, ma anche sui vari simboli, che poi sono i loro simboli, quindi devi capire qual è stata la loro interpretazione della faccenda. E secondo me appunto il pericolo di un'unica storia, cioè la talk, è fondamentale per iniziare a pensare a queste due raccolte. E magari senza questa riflessione di Chimamanda si può benissimo affrontare la lettura delle raccolte. Però avere questa alle spalle, devo dire, non si vede la massa. Okay. Si vede, avere si questa, vede. Avere questa alle spalle, cioè aver già avuto modo di essere entrato in contatto con questo concetto che la dice esprime molto bene, anche con degli esempi suoi personali, ovviamente, e a me ha fatto apprezzare forse di più queste due raccolte, quindi diciamo sono partita equipaggiata, però Maruf è riuscito a destabilizzarmi comunque, perché davvero secondo me bisogna ritornarci con un po' di armamentario interpretativo. Direi che potremmo concludere con una citazione proprio da Il pericolo di una storia, di un'unica storia, proprio alla fine, pagina 19 e poi un pezzettino 20, da 20, okay. Dove dice: le storie sono importanti, molte storie sono importanti, le storie sono state usate per espropriare e per diffamare, ma le storie si possono usare anche per dare forza e umanizzare. Le storie possono spezzare la dignità di un popolo, ma le storie possono anche riparare quella dignità spezzata. Vorrei concludere con questo pensiero. Quando rifiutiamo l'unica storia, quando ci rendiamo conto che non c'è mai un'unica storia, per nessun luogo, riconquistiamo una sorta di paradiso. È abbastanza perfetto che ti dice. È una... Ti sei emozionata, di la verità. Sì, sì, secondo me questo va a letto, quindi diciamo libri del mese 3. Questo 3. E niente, quindi se avete modo di recuperare anche la Alice, fatelo, perché appunto è un libellino molto breve, sì, si vede. Io sono stata molto contenta di averli letti insieme. Ecco. Sì, è vero. Belli entrambi, cioè belli nel senso interessanti, ti fanno
ragionare, ti mettono di fronte delle storie che forse non in altro modo non sarebbero arrivate, però insieme c'è la combo perfetta. Powerful. Powerful, sì. La combo la più... Ma più special. Special guest, Alice. Quindi, sì, appunto, oltre ad essere dei bei libri, se c'è modo di leggerli di seguito, non importa l'ordine, cioè l'ordine di questi due, questo magari leggetelo per primo, è molto interessante. Quindi la prima dei racconti è andato bene, possiamo tirare le somme. Possiamo tirare le somme e dire di sì. Della prima dei racconti. Ah, tutti i nostri libri... questi qui, diciamo, di narrativa, beh, questo è una talk, però narrativa, eccetera, noi li ordiniamo e magicamente ci arrivano a casa grazie al libraio di fiducia che è Leonardo della libreria Tra le righe di Pisa, via Corsica 8. Vicino a Piazza dei Cavalieri. Vicino a Piazza dei Cavalieri, vicino alla chiesetta di Santo Stefano. Si chiama Santo Stefano, sì. E, insomma, se volete recuperarli, sappiate che ovviamente ora lo fanno anche tutti, però Leonardo è stato forse uno dei primi a Pisa a spedire, insomma, a organizzarsi e anche in questo momento, diciamo, un po' destabilizzante, noi siamo riusciti ad avere i nostri libretti per il nostro book club. E a sostenere una libreria indipendente che, insomma, in questo momento è importante. Oltre a essere la nostra libreria del cuore, ecco, e sede fissa dei nostri incontri, quando si possono svolgere in persona, in presenza. Sì, in presenza. Cioè, noi ci arrangiamo così adesso, però ovviamente dopo poi speriamo di poter ritornare in libreria, non si sa quando né come soprattutto. Però se si potrà tornare, insomma, noi i nostri incontri in questa maniera li faremo lì. Abbiamo già, diciamo, predisposto tutto per il prossimo mese, che comunque è già iniziato, e anche qui siamo riuscite a mettere in piedi la programmazione perché Leonardo ci ha speso i libri. Cioè, non si può, non c'è storia. Ora vabbè, io ci posso anche andare, quindi essendo un bene necessario, posso anche andare in libreria. Sono contenta, sì, però qui una piccola riflessione sulle librerie. Una libreria non è che ti vende il libro e basta, cioè non è che basta riaprire librerie e dire ah va, sì, abbiamo aperto librerie, che bello. Presidi di civiltà, sì, però se poi tu in libreria non ti ci puoi fermare, non puoi chiacchierare con il libraio, non puoi chiacchierare con gli altri lettori che ritrovi in libreria, non puoi organizzare eventi tipo gruppi di lettura, presentazioni, eccetera. La libreria, soprattutto la libreria indipendente, perde il suo cuore. Perde, quindi. E è un monito anche per, diciamo, situazioni più amene, ecco, perché la libreria deve essere vissuta, quindi invitiamo tutti a partecipare ai nostri eventi in presenza, perché è tutta un'altra storia. Sempre. Anche online, perché ora c'è l'online, fortunatamente c'è l'online, però quando poi sarà possibile in libreria c'è la possibilità di interagire meglio, perché alla fine in una libreria fai questo, interagisci con chi ci sta dentro, sia con chi ci lavora che con chi la frequenta. Quindi, visto che sono i residenti, interagisci con noi. quindi sì, c'è la possibilità di leggere, c'è la possibilità di sostenere le librerie indipendenti, quindi c'è la possibilità di fare tutto. Basta organizzarsi e voler fare. Poi se uno non ha voglia, pazienza. E intanto io sono investita a un commento. Aspettate. Grazie per queste dirette. Grazie Lia che ti segui nella nostra diretta. E invita anche i tuoi amici. sì, ora vabbè, abbiamo terminato.
con i nostri sproloqui sui libri del mese di aprile, i libri del mese di marzo, sì, di marzo. I libri del mese di maggio retrocedo, sì. I libri del mese di maggio sono sempre li trovate sempre sulla pagina e il tema di maggio è la Persia, quindi maggio persiano, tre libri, due raccolte di racconti e un romanzo. Quindi a fine maggio probabilmente saremo di nuovo online, perché non penso sarà possibile organizzare il gruppo in libreria. E poi per maggio abbiamo anche altri progettini, oltre a quelli diciamo già andati, già fatti, già preparati per la professoressa Pepicelli. Abbiamo anche qualcosa di più evasivo, ma anche nonostante si... Diciamo così. Sì, andiamo in viaggio rimanendo seduti, diciamo così, e quindi c'è qualcosa di nuovo che abbiamo preparato, e a fine maggio ci ritroveremo con altre dirette online, perché non sarà possibile andare in libreria, però è possibile comunque fare qualcosa, quindi rimanete, seguiteci e noi diamo sempre avviso di tutte le cose. Nel frattempo la mia metafora... Sei un'illuminata. Sono illuminata. Va bene. Quindi se ci sono domande, cose, tanto l'ora e mezza l'abbiamo raggiunta come l'altra volta. Quindi senza problemi tecnici però, Giulia. Questo... Sì, questa piattaforma funge. Peccato non funga su Instagram, però non si può avere tutto. Quindi... Se avete domande, curiosità, dubbi, eccetera, comunque scriveteci anche prossimo month, cioè dopo aver rielaborato l'onirico di Malouf. Se avete un significato per i bovini, quindi potete... Se avete delle chiavi di lettura, di interpretazione, cioè, scrivetecele, poi magari facciamo una diretta in cui... interpretiamo Marouf e poi gli mandiamo il video. Guarda, noi abbiamo capito questo, abbiamo capito bene, e tanto siamo sempre disponibili. Intanto guarda se ci sono degli altri commenti. C'è un commento di Barbara Teresi, che salutiamo e ringraziamo. Barbara Teresi è la traduttrice di Barzellette per miliziani. E cos'è? Mi è partito un video. E anche uno di Giacomo Longhi, grazie mille. Come vedi, sei qua in attesa per il nostro. Sei qui, ma sei anche da Frida, ma sei anche nel coso più su. Barbara Teresi è la traduttrice di Barzellette per miliziani e di Una piccola morte. Noi apprezziamo moltissimo il modo in cui traduce, perché è un po' bazzichiamo nell'arabo. E Giacomo Longhi invece è il traduttore di Le lezioni di papà di Toluì, che è in programmazione, sì, esatto, product placement. Le lezioni di papà è in programmazione per maggio, e anche per Teranger di Moebali, e anche questo in programmazione per maggio, quindi è maggio pienissimo. Maggio pieno di tempo. L'altro titolo di maggio è Paura e tremore di Seydi, quindi abbiamo qui i traduttori. Come l'altra volta abbiamo già detto, noi ragioniamo un po' sulle traduzioni, ci piace insomma sapere quali sono le tecniche, insomma siamo appassionate anche di questo. Intanto qui. Quindi un dialogo con i traduttori sarebbe, sì, sarebbe interessante dedicare una nostra puntata alla traduzione, ecco, ai problemi legati alla traduzione che alla traduzione, ci investono sempre. Alla traduzione in generale, ma soprattutto alla traduzione di roba orientale. Noi le chiamiamo letterature orientali, però ci interessa anche diciamo come vengono scelti
i titoli da tradurre, quali sono le direttive, se ci sono, eccetera. Insomma, tutto il discorso che ruota intorno alla traduzione ci interessa parecchio. E il fatto che i traduttori dei romanzi e dei libri che noi leggiamo ci seguono, a me fa molto piacere. E evidentemente anche al Signore, perché... non lo so. Perché l'altra volta ero in una location molto più oscura, sembravo in una grotta. Ho detto, vabbè, mi metto qui, ma qui è troppo, non so cosa fare. Quindi queste le novità, le nuove novità. E appunto, se ci sono delle domandine, fatele. E non capisco perché non mi fa vedere i commenti tutti in una sezione, comunque. Dobbiamo scoprire ancora le possibilità di questa piattaforma. Abbiamo una domanda. Vai. Quali sono, secondo voi, le ragioni di questa ricca presenza di linguaggio metaforico? Ragioni eminentemente poetiche o anche politico o nessuna di queste? Ah, cioè, se è un modo per mascherare o comunque non essere espliciti, secondo me in realtà politico no. In questo senso, cioè non è un'autocensura, secondo me. E, chiaramente, però, il simbolismo è importante, cioè non è difficile interpretare i pensieri delle persone, è difficile immedesimarsi, e secondo me è questo che vuole dire Maruf nei suoi racconti: la difficoltà di immedesimarsi in persone che affrontano situazioni molto difficili. Poi magari ho interpretato in maniera sbagliata, però mi dà questa impressione, il fatto che sia difficile immedesimarsi nelle persone, che si può fare, ma bisogna riflettere. È vero, ma secondo me è proprio una sua scelta espressiva, diciamo, perché se lui ha dichiarato di voler uscire dallo stereotipo del palestinese che viene compatito, e è ovvio che la scelta espressiva deve ricadere su un tipo di narrazione che è diversa. E certo. Quindi quale può essere la narrazione diversa, ma che allo stesso tempo rimane impressa al lettore? Esempio, per me è rimasto... Sicuramente l'assurdità è non senso, è uno di questi. E poi sicuramente, insomma, aver avuto a che fare con la poesia, insomma, cioè essere stato prima di tutto un poeta, è una cosa che lo ha facilitato forse nel prendere dei concetti e trasformarli in simboli, o prendere delle situazioni e spiegarle attraverso dei simboli. Sto un po' incartando perché sto leggendo altre cose. Mi ha ricordato un po' la carriola di Pirandello, anche questa... Beh, sì, insomma, tutto ciò che è nonsense, che per esempio c'è un racconto di Pirandello che si intitola Il chiodo fisso, e racconta di questo ragazzino che uccide una sua compagna, una sua amica, e tu lì per lì dici, perché si chiama Il chiodo fisso questo racconto, perché usa un chiodo? E, all'inizio ti sembra la cronaca di un omicidio, poi però più ci pensi, più stai attento a tutti i simboli che vengono sparsi nel racconto, capisci che dietro c'è una costruzione psicologica del personaggio che tu non puoi fare a meno di non vedere e di non approfondire, perché altrimenti rimane un racconto così. Questi racconti non sono fantastici perché sono di intrattenimento. Vogliono essere assurdi
e fini a se stessi, no, vanno interpretati come tutta la letteratura, ovviamente, però qui... c'è bisogno di scavare un po' più a fondo, ecco. Diciamo che se lo scopo di Maruf era portare delle storie di palestinesi e rendere memorabili, diciamo così, lui ci è riuscito. E come ci è riuscito? Attraverso il suo tipo di racconto. Non so se ci sono altre domande o altri commenti. Nulla, quindi appunto su Maruf ci si può stare le ore, secondo me. Sì, vero. Ma noi siamo qui da un'ora e 40. E aspettiamo due minutini per i timidi, i due minuti finali per i timidi. E poi possiamo chiudere, ci vediamo alla fine del mese di maggio con i libri del mese di maggio, il maggio persiano e con un'altra cosa che ora non vi diciamo. E grazie a tutti quelli che sono stati con noi, che ci hanno seguito. Abbiamo provato a fare la diretta su Facebook perché vogliamo un po' capire come funziona. Sperimentiamo un po'. Però siamo su tutti, quasi tutti, non tutti, siamo su tutti i social, non perché il social sia chissà cosa, ma perché è il mezzo forse più veloce per arrivare alle persone in questo momento, e ci trovate quindi su Facebook, su Instagram, su YouTube, dove però carichiamo solo video già fatti, diciamo lo usiamo come archivio. Pure presentazioni, interventi di vario tipo. E carichiamo, diciamo, il materiale che prepariamo noi, con l'aiuto di Filopos, che legge in arabo, perché altrimenti sarebbe impossibile. E niente, quindi grazie a tutti quanti, grazie anche per i commenti, e ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.